Soprattutto sulle coste e in montagna. Allora, ha un'altezza dai 0 ai 2000 metri e praticamente comporta il sollevamento di una notevole massa d'aria seguita da condensazione. Queste nuvole comportano una piovigine o pioggerellina debole oppure delle nevicate se si è sotto i 0 gradi, con una scarsa visibilità. La prossima nuvola che andremo a vedere è questa. È lo stratocumulus, ragazzi. Lo stratocumulus presente in tutto il mondo, ha un'altezza che varia dagli 800 ai 2000 metri e anche qua si ha un sollevamento della massa di aria seguita da condensazione associata a debole instabilità a livello della nube. Di solito qua non ci sono precipitazioni, semmai qualche volta debolissime. Ecco qua, in caso di forti spessori. Andiamo a vedere un altro tipo di nuvola. Ok, ed è il strato orografico. Questo qua è molto presente soprattutto in montagna, ragazzi, sì, in montagna. Abbiamo sulle sommità delle colline montagne di tutto il mondo, c'è questo qua. È dai 0 ai 300 metri, si può vedere, sopra il livello del suolo. Qua abbiamo un sollevamento di aria umida causata dai rilievi montuosi. Ok, qua abbiamo anche una possibile nebbia. Ok, poi abbiamo piovigine e deboli nevicate, una visibilità ridotta e rischio soprattutto per il traffico aereo. Ok, andiamo a vedere là un altro tipo e cominciamo con le nuvolette un po' che conosciamo un po' di più. Allora, abbiamo il cumulus humilis. Cos'è? È anche detto il cumulo del bel tempo, perché quando c'è bel tempo ci sono questi cumuli che sono piccolini e stretti. È presente in tutto il mondo, ha un'altezza dai 600 ai 1050 metri. Qua cosa si ha? Una debole convenzione e nessuna precipitazione. Questi sono chiamati proprio comunemente cumuli del bel tempo, ragazzi. Poi abbiamo
alla fase successiva, che andiamo a trovare il cumulus mediocris. Questo qua è un po' più cicciottello. E quindi qua abbiamo la presenza ovunque, eccetto in Antartide. In Antartide queste nuvole non ci sono. L'altezza è dagli 800 ai 1200 metri. Poi abbiamo una debole convenzione, anche qua proprio debole, 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 o moderata. Nessuna precipitazione. Andiamo a vedere lo stadio successivo, che dopo il Mediocris si formerà il Congestus, che è questo ammasso nuvoloso un po' più cicciottello, un po' alto. Questo qua è presente sempre ovunque nel mondo, tranne che in Antartide. Ha un'altezza di 800, ma no, dai 600 che va ai 6000 metri, ragazzi, cioè proprio verso l'alto. Questo qua presenta una convenzione esaltata da un'atmosfera instabile e abbiamo una probabilità di rovesci moderati o forti. Abbiamo anche una turbolenza moderata a livello della nube. Ok, perfetto, ragazzi, fin qua ci siamo. Poi andiamo a vedere quest'altra nube molto curiosa, il pirocumulus. Cos'è il pirocumulus, ragazzi? Cosa è? Praticamente il pirocumulus si verifica nel corso di vasti incendi, sarebbe la tipica nube fatta incendio. L'altezza si va dai 600 ai 9000 metri, quindi ben alto, eh? Abbiamo una convenzione prodotta dal fuoco, ok? Può dare pioggia e anche temporali, attenzione. Le nubi possono trasformarsi in cumulonimbi con produzione anche di fulmine. Presenta ovunque eccetto in Antartide. In Antartide non ci sono tante di queste nubi. L'altezza varia dai 900 ai 9000 metri e si ha una potente convenzione esaltata da un'atmosfera instabile. Può provocare rovesci da moderati ad intensi, forti raffiche di vento. Vigorosa turbolenza, quindi attenzione a livello della formazione nuvolosa. Ok, ulteriore sviluppo di questa nube, che si può tramutare in cumulonimbus con Pileius, quel classico cappelletto che vediamo sopra la nube. Ma da cosa è provocato questo cappelletto? Quando la nube trapassa la troposfera e quindi nello strato più alto la nube tende ad allargarsi e a formare questo cappello. Allora, questa nube è dell'altezza di 6.000 e 8.000 metri e questa è data da una forte convenzione che solleva e raggiunge una massa d'aria superiore. Nessuno da parte del Pileius di precipitazioni, ma il Calvus produce precipitazioni. Il Pileius no, il Calvus, quello sotto, sì. Ok, ragazzi, quindi ricapitolando,
Andiamo subito a vedere lo stadio successivo, che è questo qua, che è il cumulonimbus capillatus incus. Ve lo faccio vedere meglio. Cumulonimbus capillatus incus. Allora, questa qua è ovunque, eccetto in Antartide. Ed è frequente all'equatore, questo qua, ha la tipica forma ad incudine ed è molto molto pericolosa perché è lo stadio avanzato del temporale, altezza tra i 600 e i 10.500 metri, potente convenzione legata ad instabilità atmosferica, forte pioggia, o grandine, venti impetuosi, cioè venti fortissimi. Se vi trovate davanti a questa nuvola, ragazzi, dovete mettervi a riparo. Intensa turbolenza anche sotto la nube, raffiche di vento, fulmini, grandinate e a volte anche tornado. Questa è la nube più pericolosa, quindi bisogna stare attenti, mi raccomando. Allora, andiamo a vedere la prossima, che anche questa è molto pericolosa. Scusatemi. Ok, che è il cumulonimbus mamma. Cumulonimbus mamma, ragazzi, scusate la schermata, però così. Allora, il cumulonimbus mamma è frequente ai tropici, molto molto frequente magari. Vi sarete anche imbattuti in queste formazioni nuvolose. Allora, questa è data da un'intensa convenzione seguita da correnti discendenti, forte pioggia, raffiche di vento e soprattutto grandine. Queste nuvole, ragazzi, portano soprattutto grandine. La turbolenza è intensa, nella nube vento forte, fulmini e anche qua, ragazzi, ahimè, rischi di tornado. Eh sì, ma detto questo, andiamo a vedere subito queste qua. Allora, scusatemi un po', ecco qua, andiamo a vedere, qua abbiamo l'alto stratus, ragazzi, è visibile in tutto il mondo, soprattutto nelle zone temperate, ok, ha un'altezza dai 2000 ai 5000 metri, quindi non è proprio basso, e è provocato dal sollevamento di una grande massa d'aria. Qua questo altostratus è da il sentore di che sta arrivando un fronte, quindi con pioggia oppure neve d'inverno. E qua si forma, spesso se ci sono degli aerei nei paraggi, si possono formare anche dei blocchi di ghiaccio. Ecco, ok, andiamo a vedere questa qua, che è altostratus undulatus. Ok, ve lo faccio vedere. Altostratus undulatus. Ok, lo andiamo un po' a rimpicciolire così ve lo faccio vedere bene bene. Eccoci qua. Altostratus undulatus, ragazzi, cos'è questa nuvola? Questa nuvola praticamente è presente in tutto il mondo e ha un'altezza di 2000 e 5000 metri. Sollevamento di una grande massa d'aria seguita da una condensazione e discontinuità del vento in quota, cioè a vari tratti di discontinuità del vento, ma non ha nessuna
precipitazione. Ok. Adesso andiamo a vedere. Vi spiego questa qua, che è l'alto cumulus. Ragazzi, l'alto cumulus è presente sempre in tutto il mondo, altezza dai 2000 ai 5000 metri. Qua è provocato dal sollevamento di una grande massa d'aria con condensazione in atmosfera instabile. Abbiamo qua la possibilità di pioggia debole, precede l'arrivo di un fronte, quindi questo qua è classico cielo a pecorelle, ragazzi. Ok? E anche qua abbiamo la formazione di ghiaccio sugli aerei. Bene, c'ho anche una mosca che mi fa compagnia, ragazzi. Mi sta facendo impazzire. Allora, poi abbiamo l'alto cumulus undulatus, che è provocata, vedete, queste ondine tra le nuvole, che è di un'altezza di 2000 e 5000 metri, presente in tutto il mondo, sollevamento di una grande massa d'aria, seguita da condensazione con instabilità e discontinuità del vento. Anche qua è sinonimo di un arrivo di un fronte con pioggia fine, se la nube è spessa, può precedere appunto questo arrivo del fronte. Ma poi abbiamo una nube ancora più grave di queste due, che è, allora adesso andiamo subito a vederla, è questa qua. Cumulus, alto cumulus stratiformis radiatus. Ve lo faccio vedere. Alto cumulus stratiformis radiatus. Cos'è questa nube? Questa nube, ragazzi, presente in tutto il mondo. Questa è proprio ancora peggio delle altre. C'è la pecorelle in sfescito. Altezza dai 2000 ai 3000 metri. Sollevamento di una grande massa d'aria seguita da condensazione con instabilità e discontinuità del vento, può indicare l'arrivo di un sistema frontale ancora più grave. Queste tre nube ultime che abbiamo visto, come queste, le vediamo spesso d'inverno perché precedono i fronti. Anche le settimane di pioggia, di quei giorni dove c'è tanta pioggia che dura una settimana, avete presente, no? Ecco. Ok, andiamo subito a vedere questa, che è Altocumulus Castellanus. Eccolo qua, ragazzi. L'Altocumulus Castellanus. Cos'è? È sempre presente in tutto il mondo. Altezza dai 2000 ai 5000 metri, sollevamento di grandi masse d'aria, seguita da condensazione in condizioni di stabilità. Ok, qua può segnare l'arrivo di temporali possibili a fine giornata, quindi queste formazioni le vediamo soprattutto all'alba, la mattina. Quando il cielo è rosso, quindi dico rosso di sera, bel tempo si spera, rosso di mattina, bufera si avvicina. Ecco, questo al detto. Ok, ragazzi. Allora, andiamo a vederne un altro. Ne abbiamo parecchie da vedere oggi, ragazzi, ve lo dico subito. Altocumulus lenticularis. Queste qua le vediamo soprattutto in montagna. Vi spiego subito il perché. Allora, soprattutto nelle zone di montagna è molto frequente, altezza 2000-5000 metri, e sono provocate da masse d'aria costretta dai rilievi a sollevarsi fino al punto di condensazione, cioè sono i rilievi che le costringono proprio a stare lì. Ecco, e qua può portare
pioggia fine o neve e vento, soprattutto turbolenza moderata a livello delle nubi. Ok, ragazzi, perfetto. Andiamo subito a vederne un'altra. Allora, abbiamo le queste qua. Ok, adesso cominciamo con i cirri, ragazzi. Esatto, i cirri. Cirrus sono quelli proprio più classici. Questi presenti in tutto il mondo. Altezza oltre i 5.000 metri. Saturazione dell'aria. Qui abbiamo una situazione di saturazione in alta quota. Una vasta formazione può annunciare il passaggio di un fronte nuvoloso oppure avremo nuvolosità residua alla fine di un temporale. Quindi, ragazzi, questi cirrus possono comparire prima e dopo, ok? Il temporale. Ok, adesso andiamo subito a vederne un altro che è un po' più frequente, ma non si vede tanto nelle nostre zone, perché questo qua è il Cirrus uncinus in tutto il mondo, però io vi dico che non li ho visti, li vedo molto raramente. Questi sono all'altezza di oltre 5.000 metri. Qua, anche qua abbiamo la saturazione dell'aria ad alta quota unita a vento forte, immediatamente sotto il livello delle nubi. Qua può precedere l'arrivo di un fronte, anche qua solo l'arrivo di un fronte, mentre l'altro sia prima che dopo il temporale. Ok, andiamo a vedere questo. Allora, ragazzi, ci siamo quasi, eh? Allora, questo qua è il Cirrus Kelvin Helmholtz. Sì, è un po' faticoso da dire, ragazzi, come cosa, è un po' faticoso da pronunciare, però cosa porta? È presente in tutto il mondo, altezza oltre 5.000 metri e vedete questa formazione strana che è come che il vento girasse in orizzontale. Infatti anche qua abbiamo una saturazione dell'aria ad alta quota associata a discontinuità del vento. Qua non comporta nessuna precipitazione, però c'è da precisare che abbiamo molta turbolenza moderata o forte. Abbiamo il Cirrus Stratus. Cos'è il Cirrus Stratus? Ragazzi, ve lo spiego subito. È presente in tutto il mondo, oltre i 5.000 metri di altezza. Abbiamo la saturazione di una grande massa d'aria in alta quota. Allora, qua abbiamo questa cosa da dire, che se la nube si inspessisce, può annunciare anche qua l'arrivo di un fronte. Ok, ragazzi, adesso andiamo a vedere un'altra. Abbiamo le ultime due da vedere, ragazzi. Il cirro cumulus. Cos'è il cirro cumulus? Vedete queste formazioni molto caratteristiche, le vediamo spesso in estate o anche a fine stagione estiva. È presente in tutto il mondo, altezza oltre 5.000 metri. Abbiamo la saturazione anche qua di una grande quantità di massa d'aria e ad alta quota e instabilità a livello della nube. Qua una nuvolosità crescente preannuncia l'arrivo anche qua di un fronte. Andiamo, ragazzi, a vedere l'ultima nube che è rappresentata da un attimo solo, ragazzi, che arrivo.
era presentata dalle scie di condensazione degli aerei. Allora, le scie degli aerei sono presenti in tutto il mondo, altezza oltre 5.000 metri, e sono rappresentate dal traffico aereo ad alta quota con forte umidità dell'aria. Qua però c'è da fare una precisazione, da dire che se la scia persiste per un lungo periodo, può annunciare un peggioramento del tempo che può avvertirsi nelle ore successive. Ok, ragazzi? Bene, perfetto, ragazzi. Io volevo dirvi che la lezione sulle nuvole è giunta al termine, ragazzi, quindi spero che vi siate in un qualche modo divertiti, ok? E che questa, ditemi se volete che faccia altri video del genere, se vi interessano, io sarò ben lieta di farli. Spero che vi sia piaciuto, che non vi abbia soprattutto annoiato, e vi do appuntamento al mio prossimo video.